È un momento, diciamo, un momento importante, siamo qui con i presidenti praticamente del Fantacalcio. Quindi la situazione come va a risolversi? Se posso chiedere, come va a risolversi? Cosa succede ora? Teniamo buono, aspetta, non ho finito la domanda. Non rilascio l'intervista. No, per favore. No. Teniamo buono il programmino nostro, oppure tu dovresti fare l'intervistatore, io vorrei fare quello che riprende. No, teniamo buono il programmino. Tenga. Devo tenere schiacciato, no? No. Sta andando. È arrivato anche un altro componente. Spinelli, vediamo Spinelli. Inutile. Ceffone in diretta, Diceva, dovremmo salire un attimino. C'è una. Non ho neanche una talpa qua dentro. Ciao Spinelli. Quindi andiamo. No, programmino Gazzetta. Programmino o Gazzetta? Programmino perché abbiamo il microfono firmato. Non me lo aspettavo da te. Programmino perché sicuramente no, corretto della Gazzetta, perché è inutile che venite a dire che dobbiamo controllare. Bravo presidente! No. Io riporto quello che dice la gente, c'è qua anche, venga qua, signor Ghiramovic, ricorderete il giuricampione. Cioè la gente cosa fa fede alla Gazzetta e allo Sport. Quando poi io vedo che c'è un assist che non è segnato, magari mi viene a pensare, questi sono dimenticati. Se voglio dire tu hai ragione. Quest'anno ho potuto constatare che i voti e le probabili informazioni date sulla Gazzetta non hanno mai rispecchiato quelle che erano la realtà. Adesso prenderò sulle spalle tutta la Lega e manderò una lettera di protesta alla Gazzetta in modo tale da poter risolvere questa situazione, perché così non si può andare avanti. Ma lei è pro programmino o contro il programmino? Pro programmino, ma contro Gazzetta. Allora, non so più cosa dire, contro la Gazzetta, cioè praticamente un altro a favore del presidente. Ma no, ma basta mettersi d'accordo se siamo col programmino. Vediamo un attimo, però l'ultimo. Sì, siamo qui anche con il 19 punti, 28 partite. Hai perso questa volta al giovedì. Sì, ha perso una partita strana. Una partita che i ragazzi avevano parlato sul campo, poi non so chi ci ha tolto questo punto, che sicuramente non cambia molto, però decisamente è importante per il morale dei ragazzi. Lei cosa c'è? No, è lui che scrive. No, dimmi se è lui. Ciao Franco. È lui che scrive. Lui scrive qualcosa. Ciao Franco. Ma cos'è che ha scritto? Ma lui scrive sul sito. Ciao. A volte scrive sul sito lui. Cioè, no, però non si firma. Beh, finiamo qua, tanto nessuno sta. Ah no, ma perché? Dimmi qualcosa.